Bardessi contro gli incisivi si gioca per i playoff nella Lega dei Campioni, categoria over 35. La formazione di casa parte alla grande, già al secondo minuto in vantaggio. Autore del gol è Raffaele Piciau, che arriva su una palla proveniente dalla destra e la scaraventa in porta. Gli incisivi fanno una fatica estrema a uscire dalla loro metà campo e al minuto numero 8 i Reds raddoppiano. Leone punta all'area di rigore, vi entra e col mancino batte il portiere avversario Sedda. Atletico già avanti di 2 gol e non sono passati neppure 10 minuti. La formazione di Claudio Piciau è letteralmente scatenata, formazione di casa che andrà vicina al terzo gol con questa sassata ancora di Leone, che andrà a colpire il palo destro, azione che però non si conclude. Leone, il traversone per Andrea Sainas ed eccolo lì il terzo gol, 12° minuto di gioco. Andiamo avanti, andiamo al 14°. C'è solo l'Atletico Bardessi in capo. Pallone per Toro, che col mancino dal limite dell'area di rigore fa poker. La partita praticamente già chiude al 16°. Arriva anche il 5° gol, a firmarlo è Vincenzo Rallo. Parziale clamoroso al Seminario al minuto numero 22. Il 6° gol, a firmarlo è Marco Azzeri. Goleada pazzesca, gli incisivi riducono le distanze al 23° col gol su calcio di rigore realizzato da Sandro Fada. Andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo, con l'Atletico che parte pimpante nonostante il 6-1. Qui la conclusione che abbiamo visto di Pujedu, respinto da Zedda e poi Raffaele Piciau che da pochi passi si divora il punto del 7-1. Punto del 7-1 che arriverà poco più tardi a segnarlo sarà proprio Raffaele Piciau, minuto numero 31, e 3 minuti più tardi doppietta personale per Andrea Sainas, punteggio di 8-1. Incisivi spreconi col calcio di rigore fallito da Sandro Fada. Atletico Bardessi che vuole continuare a segnare. Qui il tentativo da parte di Leone da pochi passi, palla sulla traversa, ancora Leone, palo sfortunatissimo. Il numero 10 della squadra di casa continua a insistere, la formazione di Claudio Piciau con questa conclusione murata in calcio d'angolo, un vero e proprio assedio, un vero bombardamento quello della formazione padrona di casa, che però al minuto 44 si rilassa. Buon in possesso di palla al limite, palla dentro per Sarrizu che col destro la mette in diagonale, punteggio adesso di 8-2. Nel finale andrà ancora a segno Raffaele Piciau per il finale che sarà il seguente. Atletico batte gli incisivi 9-2 e si regala i quarti contro il Da Vinci Cep.